Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto. Apriamo la pagina informativa di Telepadova 7 Gold. Stiamo parlando di politica, ci si sta avvicinando alla tornata di elezioni 8-9 giugno, elezioni legate anche appunto all'Europa e con un europarlamentare di lungo corso, possiamo dirlo, come Sergio Verdato, a cui diamo il buongiorno. Un saluto a lei e a tutti i telespettatori. È l'occasione appunto di parlare appunto di questa nuova tornata elettorale che la vedrà nuovamente protagonista, diciamo di lungo corso perché appunto si può dire che dal 99 ad oggi, salvo un piccolo e naturale punto di intervallo, lei è sempre stato appunto all'interno dell'Europarlamento. Sì, ho avuto tre esperienze, tre legislature in Regione del Veneto, ho fatto l'assessore regionale anche all'agricoltura e foreste e altre deleghe e poi ho fatto questa, mi preparo per il quinto mandato al Parlamento europeo, ne ho già fatti quattro e continuo la mia battaglia tenendo alta la bandiera dell'Italia presso le istituzioni comunitarie. Fratelli d'Italia, gruppo qui appunto in Veneto e in Italia, gruppo dei conservatori e riformisti europei. Diciamo Fratelli d'Italia che, se pensiamo all'ultima elezione, era con altre ben percentuali rispetto ad adesso. Allora, eravamo nell'ultima legislatura intorno al 6%, adesso siamo intorno al 32%, ma i trend che abbiamo, in base ai sondaggi, ci danno ancora in crescita. Io sono convinto che da qui al 9 giugno avremo un'ulteriore crescita, anche per effetto della forza trainante di Giorgia Meloni, che con tutta probabilità sarà capolista in tutte le circoscrizioni e quindi darà il proprio contributo e sarà un momento importante che ci permetterà di andare con una compagine molto numerosa presso le istituzioni comunitarie. Noi qui nel nord-est dovremmo fare eleggere 6 o 7 parlamentari europei e così anche nelle altre circoscrizioni d'Italia. Ciò significa che andremo all'interno del gruppo di conservatori e riformisti europei, andremo a portare una ventata di novità, ma soprattutto andremo a creare un nuovo equilibrio in Europa, perché il nostro obiettivo è quello di modificare l'assetto in Europa. Attualmente l'Europa è governata da una maggioranza di centrosinistra che è composta dalle famiglie dei popolari, dei socialisti, dei liberali e dei verdi. Noi vogliamo fare in modo da portare i popolari a fare l'alleanza con le destre moderate in Europa e in questo modo affrontare in maniera più razionale le varie tematiche, tipo quelle ambientali, ma non solo, quelle economiche, in modo tale da riuscire a coniugare la tutela dell'ambiente, che per noi è una necessità condivisa, con le esigenze delle nostre attività produttive, con le nostre imprese, con le esigenze delle nostre famiglie. Quindi, affrontando le questioni con razionalità e non con un approccio ideologico, riusciremo a dare risposte concrete e positive a tutti i cittadini europei. Quindi riscrivere sostanzialmente la mappa delle alleanze per poter appunto arrivare all'obiettivo che si propone. Esatto. Lei dall'Europa sta vedendo tutta la situazione recente e quindi i trattori che noi abbiamo visto a Roma e più vicino a Rovigo, a Padova, in comunità europea, che protesta è stata e soprattutto a cosa sta portando? Beh, è davvero emblematico che gli imprenditori agricoli, che sono notoriamente persone pacifiche, siano stati costretti a scendere in piazza nelle strade per far capire all'opinione pubblica e alle istituzioni i motivi delle loro sacrosante proteste. Sostanzialmente protestano per delle politiche europee che sono assolutamente devastanti per le loro attività, impediscono loro di poter continuare a esercitare la loro attività. Cosa chiedono i nostri imprenditori agricoli? Credono di poter avere delle prospettive per poter investire come tutti gli imprenditori, chiedono di poter avere un reddito sufficiente per garantire un'esistenza dignitosa a se stessi e alle loro famiglie e chiedono dignità, cioè chiedono di non essere trattati come gli avvelenatori dell'ambiente, come coloro che per raggiungere un guadagno facile addirittura attentano alla salute dei consumatori o peggio le cause del riscaldamento globale. Sapete, avete sentito questa narrazione secondo la quale sarebbero i nostri imprenditori agricoli che con le deiezioni dei loro animali provocherebbero l'innalzamento della temperatura del pianeta e l'emissione della CO2. Ecco, allora, su questo, per garantire ai nostri imprenditori agricoli prospettive e quindi un reddito, bisogna metterli nelle condizioni di potersi misurare ad armi pari sui mercati internazionali. Così purtroppo non avviene, perché i nostri imprenditori sono chiamati ogni giorno a scontrarsi con dei prodotti che arrivano da altre parti del mondo, da paesi che non rispettano le regole che dobbiamo rispettare noi per quanto riguarda sia l'ambiente, la tutela dei diritti dei lavoratori, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro,
tutte regole che dobbiamo rispettare noi in Europa e che non vengono rispettate negli altri paesi dai quali provengono questi prodotti. Poi negli altri paesi ci sono costi di produzione che sono notevolmente più bassi rispetto ai nostri, e parlo dell'energia, dei fertilizzanti, e ciò significa che allora i nostri imprenditori, per quanto bravi possono essere, non possono più competere ad armi pari, ma sono costretti a misurarsi con una concorrenza sleale che corre il rischio di impedire ai nostri imprenditori di continuare a esercitare le loro attività. Poi, se parliamo di dignità, quindi non possiamo pensare agli imprenditori agricoli come nemici dell'ambiente, dell'ecosistema, ma ai nostri imprenditori agricoli bisogna riconoscere il ruolo non solo di imprenditori in quanto tali, quindi desiderosi di avere un reddito, ma ai nostri imprenditori agricoli viene chiesto di garantire la manutenzione dei tre quarti del territorio europeo. E questo incide notevolmente anche sulla tutela ambientale. Ai nostri imprenditori agricoli viene chiesto di garantire la sicurezza alimentare, che è una cosa importantissima, perché quei prodotti che arrivano da tutte le parti del mondo arrivano sul nostro mercato con una caratteristica molto allettante, che è quella del prezzo molto basso rispetto ai nostri, ma quel prezzo molto basso non dà nessuna garanzia, tantomeno dal punto di vista della sicurezza alimentare. I nostri imprenditori agricoli possono competere puntando decisamente sulla qualità, sulla tipicità e sulla salubrità dei nostri prodotti. Questo possono fare, però devono essere messi nelle condizioni appunto di competere ad armi pari. Attualmente questo non avviene, quindi i nostri imprenditori dicono: metteteci nelle condizioni di poter continuare a esercitare le nostre attività, perché quello che noi facciamo non va solo a beneficio delle nostre imprese, ma va a beneficio dell'intera collettività. Qualcuno dice: ma è giusto riservare tutti quei soldi della politica agricola comunitaria a favore degli imprenditori agricoli? Sì, è indispensabile, perché devono sapere i consumatori che quel qualcosa in più che pagano acquistando prodotti che arrivano dalle nostre imprese agricole non è un buttare via i soldi, ma un investimento che si fa a vantaggio della propria salute e delle salute dei propri cari. Questa è un po' la competizione, diceva, Europa contro il resto del mondo, mettiamola proprio come esempio. Però già all'interno dell'Europa sicuramente c'è qualcosa da sistemare. Un esempio sono le quote latte, per esempio, che è una delle questioni che vedono appunto un disequilibrio già all'interno dell'Unione Europea. Questa è la dimostrazione di come nel passato i rappresentanti dell'Italia non abbiano fatto il loro dovere. C'era un periodo in cui c'era compatibilità tra il ruolo di parlamentare europeo, di parlamentare nazionale e anche di consigliere regionale. Vuol dire che uno poteva ricoprire contemporaneamente le tre cariche, ma per effetto di una regola fisica inconfutabili, uno poteva essere o a Venezia o a Roma oppure a Bruxelles. Questo fino a 20 anni fa, più o meno. Fino al 99. Fortunatamente sì. Nel 99 questa compatibilità è stata abolita e adesso uno che vuole fare parlamentare europeo lo deve fare a tempo pieno, e vi garantisco che non ha del tempo da perdere, perché tra le varie riunioni delle commissioni, la preparazione dei dossier, la preparazione poi dei voti che devono essere espressi al Parlamento europeo durante le sessioni plenarie di Strasburgo, non abbiamo tempo da perdere. Noi abbiamo anche un sistema elettorale in Italia che ci costringe a continuare a tenere i contatti con il territorio, perché noi siamo eletti con le preferenze, e quindi se uno fa bene il suo lavoro a Bruxelles e non si fa più vedere durante i 5 anni di legislatura nel suo territorio, la gente lo dimentica, non lo vota più, magari pensando che è andato a fare le vacanze a Bruxelles o quel che sia. Quindi dobbiamo fare l'uno e l'altro, sia essere presenti, io una media nei 5 anni di legislatura, anche questa volta come le altre legislature, che è del 99,56%. Sono mancato una volta perché purtroppo ho avuto un lutto di famiglia e che mi ha fatto saltare una seduta. E non sono il più presente, vuol dire che ci sono persone che hanno il 100% di presenze. E perché dico questo? Perché e lì è il luogo delle decisioni, è l'origine delle decisioni. Più dell'80% della legislazione dei singoli Stati membri non è altro che l'applicazione negli Stati membri di decisioni comunitarie. Quindi o noi siamo lì presenti da protagonisti, o altrimenti, se non siamo presenti noi, qualcun altro decide per noi e poi noi dobbiamo subire le conseguenze di queste decisioni. Ed è quello che vogliamo fare. Io ho dedicato una parte del mio tempo, durante la mia permanenza nel Parlamento europeo, a far capire che a volte bisogna imparare anche da altri paesi, da altre nazioni. Vi faccio l'esempio: la Francia, la Germania, la Polonia, la Spagna, i deputati di questi paesi, prima ancora che sentirsi rappresentanti di una forza politica, di un'area geografica, si sentono prima di tutto francesi, o tedeschi, o spagnoli. E fortunatamente anche gli italiani
hanno cominciato a capire la necessità di unirci per difendere l'interesse nazionale, cioè essere là e sentirci italiani, prima ancora che sentirci di destra, di sinistra o di una piccola area geografica. Questo è un passo in avanti importante che hanno fatto i rappresentanti italiani negli anni e mi auguro che si possa continuare in questa direzione. Io ho circa 4 minuti ancora di chiacchierata e volevo chiedere come si arriva a questa tornata elettorale. Dall'Italia sostanzialmente, quindi gli equilibri italiani che hanno portato appunto al governo Giorgia Meloni possono essere riportati praticamente verso l'Europa con lo stesso tipo di accordo tra i partiti stessi? Questo è il nostro obiettivo. Noi abbiamo subito purtroppo le conseguenze di questo approccio sbagliato che ha avuto questa maggioranza di centro-sinistra in Europa in questi ultimi 5 anni. Vi faccio esempio la questione delle case green, no? Quindi l'obbligo deciso in Europa di imporre a tutti i possessori di casa di ammodernare dal punto di vista dell'efficientamento energetico le proprie abitazioni. Vuol dire cambiare gli infissi, i serramenti, gli isolamenti e altre cose del genere. La stima fatta dalle istituzioni comunitarie prevede che ogni proprietario di abitazione debba spendere di tasca propria dai 50 ai 60 mila euro per ammodernare la propria abitazione, e questo entro il 2030, che è domani. Per dire, in teoria è bello, perché così riusciamo ad ammodernare le nostre abitazioni, però qualcuno ha anche le risorse per poterlo fare, ma voglio ricordare che ci sono tante famiglie che hanno ereditato la casa dai genitori e dai nonni e magari non hanno neppure un introito adeguato per garantire a se stessi e alle proprie famiglie un'esistenza dignitosa. Qual è la pena per coloro che non adempiono questo obbligo comunitario? L'uscita dal mercato delle loro abitazioni, cioè non possono più né affittare né vendere le proprie abitazioni. La questione della carne sintetica e delle farine di insetto, per dire. Anche in quel caso c'è il tentativo di sostituire la nostra zootecnia con prodotti sintetici che arrivano dal laboratorio nelle mani di poche multinazionali. Anche su questo io sono sempre stato rispettoso delle scelte altrui, dal punto di vista alimentare, dal punto di vista sessuale, dal punto di vista religioso, rispetto le scelte di chiunque altro, ma non accetto che qualcuno voglia impormi le sue scelte in questo caso. Se qualcuno vuole mangiare bistecche di plastica oppure vuole mangiare insetti, lo faccia pure, per dire, ma nessuno deve obbligare me ad adeguarmi a questo tipo di dieta che non è certo mediterranea. Quindi, il ritorno alla natura, ecco, è un altro esempio che faccio velocissimamente. Un'altra decisione presa dopo quella folle del divieto di immatricolazione in Europa delle auto con motori benzina o diesel, solo in Europa, quindi dobbiamo legarci mani e piedi alle importazioni di batterie elettriche dalla Cina, che attualmente già adesso ha il 90% del mercato. L'altra questione, il ritorno alla natura, obbliga i nostri imprenditori agricoli ad abbandonare dal 4 al 20% del loro territorio produttivo per riportarlo a condizioni naturali di abbandono per favorire la fauna selvatica. Ecco, tutte cose che ci vedono contrari. Abbiamo votato contro, ma eravamo in minoranza. Con le nuove elezioni europee del 9 e 10 giugno contiamo di poter essere maggioranza in Europa e quindi andare a correggere queste storture e affrontare le questioni con maggiore razionalità. Questo è il punto che volevo chiedere, sono appunto a scadenza 2030 e 2035 per quanto riguarda le auto, significa appunto 5 anni di battaglia che annunciate sostanzialmente. Noi siamo convinti di poter rimediare a queste stupidaggini che sono state approvate dalla maggioranza di centro-sinistra e quindi affrontare la condivisa necessità di tutelare l'ambiente, ma coniugandola con le esigenze del mondo produttivo e le esigenze delle nostre famiglie. Grazie dunque a Sergio Berlato, europarlamentare del gruppo dei conservatori e riformisti europei. Buona giornata a lei. Grazie a voi per l'opportunità. Seconda parte di Stato in Punto tra poco.